Il mondo del lusso è prima di tutto un mercato molto importante. Stiamo parlando a livello globale di un mercato che ad oggi si stima valere circa 1,2 trillion di euro. E quando parliamo del mercato del lusso non intendiamo soltanto del classico mercato dei personal luxury goods, ma intendiamo anche tutti quelle altre adiacenze all'interno del mondo del lusso, che sono ad esempio le fine arts, ma anche quelli che chiamiamo i luxury toys, quindi le cars, i jets, gli yachts. Quindi stiamo parlando di un mercato a 360 gradi. Questo mercato è un mercato che cresce, seppure in maniera molto stabile, quindi stiamo parlando di un mercato che si attesta intorno all'1%. Quando poi andiamo a guardare alla fetta più rilevante di questo mercato, che è quello dei luxury personal goods, stiamo parlando di un mercato che vale circa 260 billion euros. E questo mercato è anch'esso un mercato che sta continuando a crescere, seppure in maniera ridotta. Stiamo parlando di circa il 2% rispetto all'anno precedente. Possiamo quindi dire che siamo entrati in quella che viene chiamata il new normal, che è una fase di stabilizzazione e leggera crescita che segue una fase di crescita molto rilevante che c'è stata da dopo la crisi e che era stata definita a suo tempo la Chinese bulimia. Ma guardando a questa crescita che definiamo new normal, è importante veramente andare a capire quali sono le determinanti di questa crescita e ci possiamo rendere quindi conto che nonostante la crescita sia definita normale, quello che sta succedendo all'interno è qualcosa di veramente innovativo. Da un lato abbiamo sempre la presenza del consumatore asiatico che continua a rappresentare una fetta molto rilevante per l'acquisto dei beni di lusso, ma iniziamo ad approcciare una nuova coorte demografica che è quella della generazione Z, una generazione che quindi ha delle esigenze e delle abitudini di consumo che sono in parte diverse rispetto a quelle che sono state quelle dei consumatori precedenti. Iniziamo a dare maggiore importanza all'accesso più che al possesso, l'esperienza diventa molto rilevante e in quest'ottica abbiamo sempre di più la crescita di nuove realtà anche all'interno del lusso come i rent, ma anche il mercato del second hand di qualità e di lusso. Sempre più importanza viene poi anche data alle tematiche di corporate social responsibility, a tutta la tematica ambientale, l'impatto sociale diventano fondamentali nella crescita del lusso e quindi di quello che i brand stanno facendo ed infine è importantissimo ricordarsi che non si parla più di fisico e di digitale ma si parla di una realtà veramente omnichannel in cui realtà come il click and collect, quindi compro dal sito e poi recupero in store o il check to reserve e l'order in store diventano delle realtà sempre più importanti, ancora di più nel mondo del lusso. Ovviamente di fronte ad un mondo che sta cambiando così tanto nel mondo del lusso, anche la customer experience a 360 gradi sta evolvendo. E quando parliamo di customer experience ovviamente ci riferiamo anche al momento finale della customer experience, ovvero al pagamento. Abbiamo parlato di consumatore cinese e da qui è necessario prevedere degli strumenti di pagamento che sono tipici della cultura cinese. Da un lato quelli che si basano sulla lettura del QR code, che è molto un mezzo di pagamento molto semplice, che poi si basa sul fatto che scrivere i caratteri cinesi è molto più complesso rispetto a scrivere i caratteri occidentali. Ma d'altro canto sappiamo perfettamente che in Cina ed in Asia si stanno sviluppando e si sono sviluppati massivamente dei social quali WeChat e Alipay, ai quali si sono legati poi dei sistemi di pagamento e quindi è fondamentale per i brand del lusso presidiare anche queste tipologie di pagamento e quindi sempre di più ci si sta muovendo non solo sui circuiti tradizionali ma anche su questi circuiti più social. Sempre parlando di social, che sono una tematica molto rilevante, è sempre più importante avere dei metodi di pagamento che siano mobile native, quindi il mobile non è più un'estensione di quello che inizialmente era desktop, ma diventa veramente il cuore e a questo è legato poi tutto un tema di social, basti pensare alla possibilità di fare acquisti direttamente da Instagram e quindi la possibilità di attivare un pagamento facendo un semplice swipe su Instagram stesso. Abbiamo parlato di un cliente comunque internazionale a 360 gradi, quindi non si può parlare soltanto di WeChat o Alipay, ma bisogna essere in grado di presidiare tutte le specificità locali, che banalmente in Italia si traducono possibilità di offrire il pagamento tramite il nostro circuito nazionale, il Pago Bancomat, anche sull'e-commerce, cosa che fino a qualche anno fa era totalmente impensabile.
Ed infine, se vogliamo parlare di omnicanalità, dobbiamo essere veramente omnicanali anche nel pagamento. Essere omnicanali significa poter acquistare in store e farsi recapitare qualcosa a casa o viceversa, ma è anche importante poi gestire il post vendita, e la gestione del post vendita passa anche attraverso il pagamento. E diventa quindi fondamentale andare ad offrire dei servizi a valore aggiunto che consentano di gestire questo post vendita. Banalmente una gestione dei resi più semplificata, oppure il famoso DCC, quindi la possibilità di acquistare in valuta al momento dell'acquisto.